non so tu, ma io ho l'impressione che siamo sempre tutti a girare come criceti sulla ruota, facendo di tutto, di più, ogni singolo giorno, senza mai fermarci. Anche io ero così, una delle versioni peggiori. Ed ero convinta che più fossi riuscita a fare, più sarei riuscita ad arrivare a quel grandioso successo che avevo in mente. Il lavoro era diventato quasi una droga e finivo per riempire le mie giornate di un sacco di cose, finendo per occuparmi anche di cose poco importanti e strategiche solo perché avevo il timore di accettare l'idea di non fare nulla, per paura di perdere tempo. Paradossale, eh? È stato solo quando ho cominciato a lavorare con il mio coach che mi sono resa conto come questo continuo essere indaffarata in cose tra le più diverse stesse veramente danneggiando la mia vita, soprattutto la mia serenità, oltre che la mia produttività. Era infatti diventato un circolo senza uscita. Nonostante fossi sempre indaffarata in qualcosa, non ero mai contenta del risultato finale, col risultato che continuavo a pensare che avrei potuto fare di più e mi sentivo costantemente inadeguata e insoddisfatta. Senza contare che l'intensità con cui vivevo le mie giornate non era davvero sostenibile nel lungo termine, soprattutto per le relazioni con le persone, oltre che per la mia salute. È stato un piccolo cambio di prospettiva a consentirmi di ribaltare questo schema che ormai era diventato così pericolosamente automatico. Un cambio di prospettiva che mi ha aiutato a cominciare a fare molto meno, ottenendo molto, molto di più. Ho cominciato a guardare al riposo non più come ad una perdita di tempo, bensì come al migliore assetto per la mia produttività. C'è poco da fare. Il riposo costante è necessario se vogliamo continuare a tenere la nostra mente e il nostro corpo performanti e soprattutto se vogliamo lasciare che nuove idee, nuovi spunti, nuove prospettive possano effettivamente entrare. Ora, studi scientifici sulla forza di volontà affermano che la capacità del nostro cervello di autoregolarsi e quindi di mantenersi disciplinato nei confronti di una certa cosa o di un'altra si riduce nel corso della giornata, lasciandoci praticamente a secco di forza di volontà arrivati a sera. È un po' come funziona con l'esercizio fisico. Non sarebbe sostenibile imporre al nostro corpo di affrontare un allenamento duro ed estenuante ogni singolo giorno per arrivare ad un determinato risultato. Anzi, i momenti di riposo e l'alternanza di momenti di intensità, momenti di riposo assoluto o graduale sono assolutamente fondamentali perché proprio in quegli intervalli i risultati cominciano ad emergere. Quindi la prossima volta che ti viene voglia di saltare quel meritato weekend di riposo che avevi in mente da diverso tempo, saltare la vacanza, portarti il lavoro in vacanza e non staccare mai perché devi fare un altro meeting, un'altra chiamata, un'altra telefonata, devi occuparti di quella cosa che altrimenti ti sfugge di mano, ricorda che essere impegnati ed essere produttivi sono due cose molto, molto diverse. Solo premendo il pulsante pausa di tanto in tanto, darai alla tua mente la possibilità di integrare tutti gli stimoli, le informazioni che hai ricevuto mentre eri così impegnato in maniera tale da rielaborarle in soluzioni costruttive. Non solo, ma avrai anche la possibilità di definire al meglio le tue priorità e decidere che cosa è davvero importante tu faccia. Sei uno di quei top performer che vuole arrivare in cima nonostante tutto, a tutti i costi, qualunque cosa tu faccia? Se è così, dove e come potresti rallentare per concederti una pausa e performare ancora meglio? E come lo farai concretamente? Lasciami un commento qui sotto il video. Non vedo l'ora di sapere che cosa ne pensi. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un minuto di più e vieni a trovarmi su omnama.it. Iscriviti per unirti alla tribù di oltre 180.000 studenti e accedere a risorse che condivido solo ed esclusivamente via mail. Fino al prossimo episodio, un abbraccio di luce.